Ciao ragazzi, rieccoci su D&D Board Game. Oggi andremo a parlare di Seven Wonders. Parleremo della differenza tra la prima edizione e la seconda edizione e vedremo cosa cambierà nei meccanismi, nelle dinamiche, cosa cambierà in generale. E allora, tuffiamoci nelle differenze. Dunque, andiamo a vedere sostanzialmente quali sono le differenze principali. Innanzitutto cambia molto della grafica e non verranno toccate le regole base, quindi il regolamento, il funzionamento e il gameplay rimangono esattamente identiche. A parte la grafica esterna che da così diventa così, cambiano le dimensioni della scatola, infatti da tutte e due le parti si allarga di 1 cm. Questo servirà per alloggiare le nuove plance meraviglia, che saranno leggermente più grandi anch'esse. Inoltre, anche lo spazio per i premi, visto che comunque Seven Wonders ne ha vinti veramente tanti, si allarga, cioè, c'è molto più spazio anche nella scatola della nuova edizione per appunto i premi. Altra differenza sarà nel regolamento. Quello vecchio erano 12 pagine, mentre nella nuova edizione, quindi nella seconda edizione di Seven Wonders, saranno solamente 8. Cambia inoltre la grafica delle carte, in quanto il retro non è più di colori simili magari a delle carte utilizzate, nel senso marrone delle carte risorsa uguale al retro delle carte della prima epoca, seconda epoca azzurra, simili alle carte edificio. Adesso cambiano totalmente. Infatti, se guardate, la grafica è cambiata totalmente e quindi anche il rischio di confonderle è difficile, ma comunque poteva esserci, non ci sarà più. Inoltre, avendo cambiato il retro delle carte, non ci sarà più neanche la possibilità di capire che carte verranno in mano, in quanto le vecchie gilde avevano il difetto di essere leggermente diverse da, come retro, dico. Dalle altre, infatti, soprattutto se univate le altre espansioni, si vedeva leggermente la differenza. Per ovviare anche a questo discorso delle retri leggermente diversi, nella nuova edizione tutte le gilde, infatti, sono state prese, radunate e messe nella scatola base, quindi nelle scatole quelle delle espansioni non ci saranno le gilde perché saranno tutte quante nella scatola base. Cambiando la grafica si aggiungeranno anche i simboli per i daltonici che vedete qua sotto. Questo aiuta anche a loro a semplificare il gioco e renderlo un pochino più divertente e accessibile. Continuando sulla differenza di grafica delle carte, avremo anche le concatenazioni differenti, in quanto prima le concatenazioni erano fatte tramite i nomi delle carte, come vedete, mentre adesso saranno collegati coi simboli, come in Seven Wonders 2. Questo fa anche sì che le carte vengano disposte in maniera differente, sono molto più comode disposte nella maniera della seconda edizione, quindi tutte impilate, mentre nella prima venivano disposte diagonalmente. Qualche simbolo delle carte che però vengono descritti molto bene all'interno del manuale di Seven Wonders, seconda edizione. Quindi, se avete qualche dubbio, nonostante il manuale, chiedete pure. Tornando alle carte meraviglia, cambia anche la grafica delle carte meraviglia stessa, non solo la dimensione. Infatti, da A a B diventa giorno e notte. Un'altra grossa differenza sta nelle espansioni di questo gioco, in quanto prima c'era Babel, c'era Wonderpack, adesso queste due espansioni non ci sono più. Babel sicuramente non verrà ristampato, in quanto è stata l'espansione con meno successo di questo grandissimo gioco. Wonderpack rimarrà probabilmente, almeno attualmente, ancora in stand-by. Non sono previste altre espansioni, però rimarrà in stand-by. Non ci sarà più, cosa importante, la possibilità di giocare in due giocatori con la città franca, quindi il gioco diventa da 3 a 7 giocatori,
cosa che rende molto più divertente il gioco, in quanto con due giocatori va molto il gameplay. Tutto ciò porta alla non compatibilità tra prima e seconda edizione. Cosa cambia realmente? Come dicevo, solo la grafica potenzialmente. Quindi per chi ha già la versione della prima edizione, con qualche espansione non conviene comprarla. Mentre per chi inizia a entrare nel mondo dei giochi da tavola, questa edizione sarà sicuramente migliore. Ci vediamo nel prossimo video.